alzarsi. Educativo in relazione ai cosiddetti nuovi media, ai media digitali e sociali. Credo che quest'anno la scelta dell'Istituto Moniolo di Studi Superiori per il suo annuale concorso sia stata una scelta straordinariamente contemporanea e anche l'opzione, l'intuizione di dedicare il concorso non ai rischi ma alle virtù della rete e del digitale credo sia stata altrettanto geniale. E poi quando ci sono i bambini a rompere le regole auliche della comunicazione accademica, anche questi spazi, a volte austeri, diventano tutti un'altra cosa e rendono fiduciosi nei confronti del futuro. Io vi rinnovo il benvenuto, ringrazio tutti per aver partecipato al concorso, per essere qui e ringrazio i bravissimi bambini e il maestro del coro per questa apertura sontuosa del pomeriggio. Adesso rilascio la parola a Claudio per la prosecuzione della sessione. Il terzo premio è per Lorenzo Mainardi della scuola primaria Cerrioli di Orzinuovi. Che non è poi così male. Riparti. Filastrocca della realtà virtuale, che non è poi così male. Il digitale è un mare immenso, dove per navigare devi avere un consenso. Se non sai quale scelta fare, usa la prudenza e prova a ragionare. E se la scelta giusta farai, tanti veri amici avrai. Un messaggio da uno sconosciuto è arrivato, leggo e rileggo per non essere ingannato. Ci vuole prudenza anche in casi di emergenza. Uno strano invito ricevuto. Vediamo se un amico conosciuto. Se distinguerò il bene dal male, conquisterò il digitale. La motivazione. La filastrocca gioca attorno al binomio prudenza e suggestione ingenua, sottolineando opportunamente
chiaramente che il digitale è frutto di conquista solo se si pone in dialogo ciò che attrae con la ricerca ponderata del significato riposto al di là di un'apparenza magari effimera. Il secondo premio lo vince Emma Torresani. Cerioli di Orzinuovi che ha fatto incetta di premi. Il web non è quel mostro che ci presentano, ma quello qualcosa che può unire di persone da un capo all'altro del mondo, quel mezzo che può portare a termine un progetto importante, quel trucco che può aggiungere qualcosa di bello. In questo mi ha ricordato una storia molto bella. Un ragazzo e i suoi genitori erano andati a lavorare in una missione di volontari in Perù. Li colpì molto un piccolo paese dove i volontari volevano aprire un ospedale. Tuttavia mancavano i fondi. Il ragazzo riflette a lungo ed inizia una catena su Facebook per aiutare l'ospedale. Dopo 8 mesi il ragazzo spedì un assegno in Perù corrispondente alla somma che aveva radunato. Questa storia dimostra che la rete non è il luogo pericoloso che descrivono, ma una piazza digitale, teatro di umanità e collaborazione. La motivazione, un post che racconta la nascita di nuovi non luoghi in cui condividere sogni e coltivare ideali. Bellezza e passione animano una rete che si serve di strumenti nuovi per condividere intramontabili valori. Virtualmente.